Benvenuti alla terza e penultima puntata di questa serie dedicata al raduno che è stato organizzato a Palaia. Oggi vedremo due vetture che almeno per noi sono abbastanza rare da trovare. La prima è questa stupenda Fiat 1200 trasformabile. La 1200 trasformabile viene presentata nel 1957 al posto della 1100 trasformabile e verrà prodotta per soli 2 anni. Il biennio 1956-57 fu pieno di novità per la casa di Torino. A parte il debutto di vetture iconiche come la 600 Multipla e la nuova 500, Fiat fu impegnata a rinnovare l'intera gamma, presentando modelli aggiornati caratterizzati da una maggior potenza del motore. Il boom economico era ufficialmente iniziato nel 1955 e gli italiani ora erano disposti a spendere di più e pretendevano vetture più prestanti. Tutti i modelli Fiat erano invece nati prima del 1955 ed erano stati impostati per essere economiche nei consumi e durevoli, e di conseguenza avevano tutte potenze sottodimensionate. Nel 1956 vedono la luce la 1400B e la 1900B. Nel 1957 la 1100-103D, tutte caratterizzate da prestazioni migliorate. Non viene più proposta la 1100 TV, la versione sportiva. Forse un'ulteriore elaborazione del 4 cilindri di 1089 cm3 avrebbe spremuto troppo il motore, ma al suo posto viene presentata una berlina dalle forme un po' più moderne e con il motore elevato a 1221 cm3 e con una potenza di 53 cavalli, la 1200 Gran Luce. Questa versione del motore viene proposta anche per la Spider, che Fiat chiama impropriamente trasformabile. E così la 1100 trasformabile viene sostituita dalla 1200 trasformabile, riconoscibile per le diverse coppe ruota e per i parafanghi che appaiono più avvolgenti e senza le luci di posizione incorporate nei rostri. Rarità della giornata è questa Renault 4, ma attenzione, non si tratta di una semplice Renault 4, ma di una Renault 4 Furgonette, con tetto rialzato. In Italia se ne sono viste sempre poche, ma soprattutto è una rarità trovarle ancora oggi. Ecco qua, abbiamo oggi a questo bellissimo raduno a Palaia l'amica Nicoletta, che ci parlerà della sua bellissima Renault 4. Cosa diciamo? La Renault 4 diciamo che è la mia prima macchina, che non l'ho mai cambiata, è stata soltanto sempre in mani mie e che ce l'ho dal 1980, non la mia prima macchina nuova, diciamo. Prima ho sempre avuto altre Renault, non voglio fare camera Renault, però è un'ottima marca ovviamente di macchine, io ritengo. E poi finalmente ho avuto questa macchina che mi ha regalato mio papà nel 1980 e per un certo periodo l'ho tenuta ferma in un garage perché abitavo a Roma e non si poteva più girare con queste macchine senza la marmitta catalitica, e poi quando sono andata a riprenderla dopo 20 anni lei è ripartita come se neanche si fosse fermata. Ecco, quindi per questo voglio dire sono macchine straordinarie.
Sì, tra l'altro molto originale perché è furgonata, sì, non si trovano più questi modelli, vero? È la cosa incredibile che appunto ne ha fatti pochissimi modelli di quelli con i finestrini, perché erano furgonati, c'erano, ma erano abbastanza rari, e quelli col finestrino erano ancora più rari. Ecco. È stato probabilmente solo nel 80 che ne hanno fatto, io non so bene la storia, ma ce n'erano poche. E purtroppo l'unica cosa che appunto non è originale è che ho dovuto cambiare i finestrini perché entrava l'acqua. Ecco. E forse perché appunto era un po' sperimentale con i finestrini anche dietro. Certo. Però ho fatto traslochi per tutta Italia con questa macchina. Ha una capienza straordinaria. Certo, certo. È una forza tremenda, la trazione anteriore va in salita verticale e va senza benzina. Io dico sempre, va a vodka, va a vino, ma non ha bisogno di benzina. Va a vino addirittura. Non consuma benzina, assolutamente. Sì. Macchina eccezionale, davvero, anche la classica Renault 4, sono dei piccoli trattori che venivano utilizzati per caricarci di ogni cosa, erano utilissime. Questa a maggior ragione, furgonata così. Poi tra l'altro molto originale, sì, che complimenti davvero, non si trovano così. Complimenti. Certo. C'erano due tipi di Renault 4 furgonette, quella a passo corto detta F4 e quella con il passo più lungo chiamato F6. Ora non sappiamo valutare questa macchina dalla lunghezza del passo. Notiamo solo che la F4 vetrata aveva i vetri scorrevoli, mentre la F6 li aveva fissi come questa. Ma Nicoletta ci ha detto che i vetri sono l'unico elemento che ha cambiato e che quindi non sono originali. Allora fanno fede casomai i fari posteriori con la F4 che aveva quelli classici arrotondati della Renault 4, mentre la F6 li aveva rettangolari e di maggior dimensioni. Ecco, alla luce di questa breve analisi possiamo dire che questa è una F4. Nicoletta, per averci presentato la sua bellissima Renault, e diciamo alla prossima e ciao a tutti da Motorviani, grazie. Ma attenzione, non è ancora finita. Alfonso, il meccanico di Nicoletta, voleva dirci due parole su questa Renault 4. Per la fine del mondo, questa è una vecchia macchina però bellissima e va benissimo. Ecco. grazie a lui che è ancora in vita. Grazie all'intervento, Alfonso, grazie mille. Prego, prego. Ecco, e dopo questo importante intervento per oggi concludiamo qui. Vi do appuntamento. Ah no, è arrivato John, il marito di Nicoletta, che ci fa un saluto anche lui. Salutiamo questa bellissima coppia, John e Nicoletta. Ecco. Ciao da Motorviani. Ciao. Siamo contenti. Grazie. Ora dovremmo proprio aver finito. Come vi dicevo, vi do l'appuntamento a lunedì prossimo, ma non con l'ultima puntata da Palaia, ma con la prima di un piccolo raduno che si è svolto a San Casciano in Val di Pesa durante una festa. Ciao a tutti! J'aurais quelqu'un qui